Intanto nasce dalla consapevolezza che andrà tutto bene, ma per molte persone non va bene, non sta andando bene, non andrà bene. Per cui vuole essere proprio il segno da parte di tutti, di tanti amici, di tante persone, anche chef, che si sono messi a disposizione proprio per dare un momento di dolcezza in questo momento così difficile, un momento proprio di bellezza, di dolcezza, per rasserenare gli animi. Posso ringraziare tutti, sono talmente tanti quelli da ringraziare che ci vuole 5 minuti. Per cui grazie per quello che fate, grazie a Suora Dina, grazie al Vescovo, grazie a tutti gli operatori, a tutti i cuochi, a tutte le suore. Padova è veramente una grande città e personalmente non finisce mai di stupirmi. In questo momento difficile Padova è veramente una grande città. Oggi è una giornata straordinaria per tanti motivi. È una Pasqua sicuramente diversa e per questo motivo più straordinaria ancora. Noi vogliamo essere vicini con questo piccolo gesto ad una comunità e ad un territorio veramente straordinario. Perché a noi sono due cose che non possono essere tolte: il servizio ai poveri e la preghiera, diciamo, la testimonianza della preghiera. E quindi in questo noi ci ritroviamo molto e sono molto contento di essere passato. Per la benedizione, vuol dire parlare bene. Invoco la benedizione del Signore su tutti voi e anche su tutti quelli che come voi hanno già aiutato, e insieme anche per tutta la povera gente che purtroppo deve ricorrere alle cucine popolari. Magari fossero diventassero un giorno inutili, magari. Siamo occupati dell'uovo, c'è chi si è occupato del dolce, chi si è occupato della ristorazione, siamo tutti insieme e insomma per farvi capire che siamo presenti e vogliamo dare una mano dove possiamo naturalmente.